Amici di Stelle dello Sport, ben ritrovati. 31esimo appuntamento con il nostro magazine dedicato alle eccellenze dello sport ligure e al nostro progetto che da 20 anni promuove e valorizza lo sport in Liguria, soprattutto tra i giovani, con tanti progetti nelle scuole. Per esempio, con i nostri incontri, una classe di valori, con Marco Callai e tanti campioni che trasmettono le loro esperienze ai giovani delle scuole primarie e secondarie, e poi ancora con il concorso Il Bello dello Sport. Entro il 15 aprile le scuole potranno ancora farci arrivare i loro elaborati, e poi ancora con gli incontri su educazione alimentare. La novità di quest'anno, un ulteriore importante investimento verso i giovani, è il progetto A Scuola di Sport. Abbiamo iniziato questa settimana con le prime tappe di quello che è il più importante circuito nei municipi di Genova, 10 tappe, 1200 bambini di prima e seconda elementare, ovvero scuola primaria, che possono così imparare alcune nuove discipline giocando in modo assolutamente ludico, dal tennis al calcio, passando per il volley, il basket e il rugby. Al Palamaragliano e al campo Canova nel municipio Alta Val Bisagno abbiamo iniziato questo nuovo percorso con il coordinamento di Smart Sport e di Angelo Catanzano, e con l'impegno, devo dire davvero, di tantissimi amici. Una grande soddisfazione, andiamo a vivere questa prima tappa tutti a scuola di sport. Your love is like a soldier, loyal till you die. Siete stati molto bravi, è quello che si intende per attività motoria di base, quella che dovrebbe essere diffusa nella scuola. Questa è la dimostrazione che le federazioni sportive, il CONI, grazie a organizzazioni come la vostra, fanno quello che fino ad oggi lo Stato non ha fatto. Potrebbe essere una piccola punta polemica, ma è un dato di fatto. Sappiamo delle nuove idee, noi ci siamo già e stiamo già sviluppando sul territorio, voi state già sviluppando sul territorio quella che è la vera iniziativa, la vera attività motoria di questi ragazzi, che approcciano allo sport giocando, divertendosi e imparando anche le regole. Il principio è proprio quello di riuscire a farli giocare nei municipi insieme a quelli che sono i loro vicini di scuola. E chiaramente vengono all'interno dei laboratori mischiati tra di loro per non giocare con gli stessi compagni di classe, ma conoscere dei nuovi bambini. E allo stesso tempo invece nella festa finale il principio cambia e dal micro del quartiere ti apre al macro, che è la città. E quindi noi cerchiamo appositamente di creare un calendario in cui la classe del municipio di Molassana, per esempio, gioca con quella di Nervi o di Albaro, proprio per il fatto che ognuno ha partecipato al progetto giocando a dei laboratori che sono uguali per tutti, ma all'interno della festa finale ti apri alla città e agli altri alunni. Ma intanto partiamo dalla prima cosa: Stelle nello Sport è una delle nostre vetrine preferite, facciamo giocare sempre 200-250 bambini, e sono 250 famiglie che ci vedono lavorare e 250 famiglie che vedono tutto quello che professione fa dal punto di vista dello sport. Quindi far giocare, far divertire un bambino di 2 anni è diverso che far giocare nell'agonismo un bambino di 9, però ormai abbiamo imparato tutti i vari linguaggi, quindi io e tutti gli altri allenatori abbiamo un sensore che ci fa capire cosa deve fare un bambino, cosa far fare un bambino per farlo divertire, perché l'approccio ludico, diciamo, che è la chiave d'accesso per l'entusiasmo del bambino. E tutto questo impegno di Stelle nello Sport verso la scuola si sublima con la partnership insieme al MIUR su tutti gli appuntamenti dei giochi studenteschi. Siamo al fianco di Pierpaolo Varaldo, degli amici del Panathlon, in tutte le tappe in cui i ragazzi delle scuole genovesi e liguri sono chiamati a giocare e a mettersi alla prova. I famosi giochi studenteschi, con l'ultima tappa che vi riproponiamo in questo servizio. Il progetto, diciamo, fa parte del giochi in rete della FIGC in collaborazione col MIUR. Oggi ci sono la categoria cadette delle scuole medie, seconda e terza medie, ci sono 8 scuole, fanno la quarta di finale, semifinale e finale. A parte il tempo, il progetto è molto valido perché è in collaborazione con
il Ministero della Pubblica Istruzione con la FIGC a livello. Non solo abbiamo i campionati studenteschi, ma abbiamo i giochi calciano delle scuole per la scuola primaria, abbiamo le ore di lezione per quanto riguarda le scuole, tutte le scuole di primo e secondo grado, poi abbiamo i campionati studenteschi sia per le medie sia per le superiori, e stiamo sviluppando un progetto di calcio integrato al liceo scientifico Luther King, al liceo sportivo Luther King. I ragazzi ce n'è ragazzi bravi, anche perché noi adesso abbiamo anche i due centri federali sia di Alassio e sia di Recco, dove c'è dei bravi talenti, vai. Grande festa dunque per il calcio e con il coordinatore regionale Antonio Napo una bella mattinata di sport e di giovani. Noi a questo punto lasciamo la scuola e saliamo in barca per vivere insieme quella che è stata una grande edizione della Coppa dei Campioni di Vela. Sì, siamo sicuramente fortunati per il tempo, speriamo anche nel vento, perché ieri abbiamo avuto la prima giornata con alcuni salti di vento, ma la seconda prova è stata una prova molto regolare. Chiaramente tutto l'impegno è per rilanciare la vela d'altura a Genova, con addirittura l'intenzione di riportare la settimana di Genova ai fasti passati. Regattiamo nell'ambito di Spezia sempre, quest'anno siamo appunto primi, e manifestazioni come appunto questa sono interessantissime perché permettono di sostanzialmente incontrare barche che nell'ambito invernale sono abbastanza sparse un pochino in giro, quindi è sicuramente una cosa bella, ecco. Quello che cerchiamo di fare è preparare bene la barca Non abbiamo molto tempo per allenarci, quello non lo facciamo mai, poi di tenere un certo ritmo di regate per potersi mantenere, insomma, allenati in regata sul campo. Ma la passione per questo tipo di barche, per questo tipo di competizioni, dove nasce? Ma nasce perché diciamo che è l'insieme delle complessità, diciamo, da quelle regolatorie, rating, riuscire a trovare il giusto equilibrio. L'aspetto tecnico, diciamo, di trovare un giusto equilibrio tra la performance della barca e del rating. Siamo un gruppo di amici che tentano di fare qualcosa di buono con una barca che è performante. Siamo ancora un po' agli inizi, però piano piano cominciamo a capire come funziona la barca, a amalgamarci bene noi, e stiamo provando a cercare di fare qualcosa di buono. Qual è il valore di prendere parte a questa manifestazione? Beh, per noi è molto importante, perché vuol dire esserci spezzati bene nel campionato invernale, e quindi un motivo di soddisfazione per tutti, per l'equipaggio e per l'armatore, logicamente. Essere riusciti a raggiungere un bel obiettivo, aver vinto il campionato del Tiguglio in classe Orc, e quindi di trovarsi in questo bellissimo posto che è Genova a regattare con altre squadre molto agguerrite. Dopo aver premiato i campioni sociali con il sindaco Marco Bucci, l'Automobile Club di Genova ha chiuso un mese davvero intenso con il primo appuntamento nazionale di ruote nella storia, un circuito di 12 tappe. Genova è stata la prima, ancora una volta apripista, con la gita, vogliamo definirla così, di 55 auto storiche bellissime che dalla foce di Genova, dall'Automobile Club, hanno transitato fino ad arrivare nella magnifica cornice di Torriglia. La soddisfazione del direttore dell'Automobile Club di Genova, Susanna Marotta. Sicuramente la giornata è quella ideale per poter organizzare la cosiddetta gita fuori porta. Fatta con delle auto storiche, credo che sia un momento veramente toccante, perché nel complesso ritornare ai fasti di quelle che sono le vetture del tempo è comunque anche legato alla tradizione stessa della capacità industriale dell'Italia e della Fiat anche in particolare, dell'Alfa Romeo. L'ACI di Genova ormai è consolidata la loro capacità nel voler organizzare eventi di questa natura fatti veramente con passione e con tanta capacità veramente organizzativa.
siamo orgogliosi, siamo contentissimi sia delle adesioni, perché la manifestazione parte con 55 equipaggi, per cui direi successo. Successo che parte dall'anno scorso, evidentemente è stato un evento apprezzato e a questo punto direi che la conferma è arrivata quest'anno. Il mese di marzo è stato davvero straordinario, intenso, la premiazione dei campioni sociali con il sindaco Bucci, ora questa tappa molto partecipata di Ruote nella Storia, insomma un bel mese. È stato un bel mese perché direi che noi abbiamo saputo del 31 marzo, direi un mese e mezzo fa, per cui ci siamo ripresi un attimo dallo shock, perché un mese per organizzare un evento così non è comunque, potrebbe non essere sufficiente. Poi ci siamo messi a testa bassa e siamo partiti, speriamo che di essere arrivati. Questa di Ruote nella Storia è una bella manifestazione, abbiamo sentito anche il presidente del municipio Francesco Vesco, è un'altra occasione anche di promozione della città, dei nostri itinerari. Certo, perché sia con lo sport che con questi eventi noi vogliamo promuovere comunque il turismo, perché esistono dei paesi, esiste un entroterra che è bello e che forse è poco conosciuto, perché la Liguria è conosciuta e vista per il mare, ma esiste anche l'entroterra che merita di essere visitato. È venuto a trovarci in redazione Piero Picasso, Deus Ex Machina dell'Ardita Savate Boxing Club. È un mese importante quello che si è aperto tra i tricolori di Savate, gli appuntamenti con il pugilato e un'attività in palestra che sta andando davvero a mille. Sì, Mario Carvagnini ci ha dato una grossa soddisfazione nell'ultimo gala presso l'Elite Club Pegli. Ha sostenuto un incontro molto combattuto contro un bravissimo avversario. È stato un incontro, direi, fino all'ultimo round indeciso nel risultato finale, ma è stato poi risolto dal bravo Mario con un KO alla terza ripresa, con un montante molto preciso. Ci fa piacere per Mario, perché è un ragazzo che in questi anni ha dimostrato con noi veramente tanto spirito di sacrificio, tanta voglia, tanto entusiasmo, è giovane, può fare molto bene e speriamo quindi in lui per i prossimi campionati italiani, così come per Traverso, Cilia, Gallo e Caracciolo e tutti gli altri, la Vittoria Riu, tutti questi ragazzi che stanno veramente dando tante soddisfazioni al team di Marco Nocentini e Maurizio Albanese, che è inutile dirlo, stanno facendo un lavoro veramente certosino del quale siamo molto molto soddisfatti. Giovani sul ring e anche diversamente giovani, Piero Picasso è la testimonianza che alla passione non si pongono limiti, sei pronto a tornare sul ring? Ma sì, io ho fatto questa esperienza l'anno scorso a Bollate, è un po' una sfida, una delle tante sfide che mi sono posto nella mia vita, alcune me le ha poste la vita stessa, alcune me le sono poste io, secondo me bisogna sempre porsi degli obiettivi nella vita, questo deve essere anche poi, penso, un esempio per i giovani, nel senso che non si deve mai essere soddisfatti di quello che si fa. Io adesso mi sto ponendo alcuni obiettivi, uno nella sfera personale, I have a dream, come si suol dire, vedremo come andrà a finire, questo per l'aspetto sportivo. L'aspetto sportivo sicuramente questa gara di box competition, box light, che è box chiaramente a contatto leggero, però mi dà un po' di adrenalina e mi permette di comunque sempre di essere allenato, di tenermi in forma, e penso che sia un messaggio proprio anche per le giovani leve che è uno sport, il pugilato, la stessa Savate, ma in particolar modo forse il pugilato, che si può praticare anche in età, ahimè, avanzata come quella del sottoscritto. 7 aprile a Torino. 7 aprile a Torino, vedremo. Poi che come è successo a Bollate, che si vinca, che si perda, per me è in fondo un po', passatemi il termine, tornare bambino, nel senso che la voglia di mettersi in gioco, la voglia di fare agonismo, la voglia di provare comunque a vincere, è una cosa divertente e trovo soprattutto stimolante. Ci fermiamo per una piccola pausa, tutti gli aggiornamenti sul progetto Stelle nello Sport ovviamente sul sito internet stellenellosport.com, sulla nostra pagina Facebook e sul nuovo canale Telegram, che vi permetterà di avere assolutamente in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulle attività, le iniziative, i giochi e i premi di Stelle nello Sport. Torniamo tra poco.
Seconda parte di Stelle nello Sport, nuovamente insieme, 31esimo appuntamento. Vi portiamo nel nostro viaggio alla Sciorba, la casa del nuoto di Genova, una piscina di grandi eventi, di tanta attività e anche di alcuni appuntamenti collaterali di grande interesse. Mens Sana, per esempio, è uno di questi. Marco Callai ha incontrato Chiara Bocciardo ed Enzo Barlocco. Oggi ci sono 40 persone presenti, la cosa che più ci dà gioia è vedere, oltre ai nostri affezionati, possiamo dire così, partecipanti, anche tante persone nuove che hanno curiosità di scoprire cosa sia Mens Sana. Oggi al centro dell'attenzione è la musica. Sì, oggi è la giornata dedicata ai cantautori genovesi, quindi abbiamo Mauro Mentore accompagnato da Alessandro Cao alla chitarra che interpreteranno alcuni brani appunto della scuola genovese degli anni 60-70. Ma è stata un'idea alcuni di noi di voler vedere se era possibile abbinare a un'attività sportiva che ormai si può fare a qualunque età, tant'è vero che noi qui abbiamo parecchi over, vogliamo dire 40, 50 e più, che vengono e frequentano le varie attività sportive, dall'acqua gym al nuoto vero e proprio. E a questo abbiamo pensato che si poteva abbinare una serie di iniziative culturali. Da qui è nato il nome Mens Sana in corpore sano. E alla Sciorba ovviamente nuotano i campioni del Genova Nuoto My Sport, un progetto decollato anche grazie a una grande sinergia e in particolare allora in occasione della festa dei risultati dei giovani del Genova Nuoto My Sport ottenuti ai Criteria, abbiamo incontrato i due presidenti di FPX e di Folzer proprio per analizzare quella che è questa grande sinergia vincente con Genova Nuoto My Sport. Nasce principalmente dall'amicizia di alcune persone, voglio dire, che erano nel mondo del nuoto, e si sviluppa in modo particolare con la gara dell'affidamento della Sciorba, no? Per salvaguardare la società come il Genova Nuoto, che nuotavano all'interno della struttura, e quindi ci siamo consorziati per la gestione, quindi continuare l'attività, permettere a Genova Nuoto e all'Ampi Molassana, le società che erano all'interno della Sciorba, di continuare a svolgere l'attività. Dopo questo ci siamo messi insieme per quel che riguarda invece l'aspetto agonistico, in cui ci sembra doveroso, visto che per permetterci di fare un'attività agonistica ad un certo livello ci vogliono dei soldi, e quindi ci siamo messi insieme per dare numero e risparmiare anche qualcosa da buon genovese, risparmiare per consentirci di ottenere degli ottimi risultati. E come dice lui, alla base c'è un rapporto di amicizia, c'è una condivisione e c'è la volontà di fare delle cose insieme. Noi siamo, diciamo, i più lontani dal centro, a Ponte Decimo siamo una piccola realtà, ma insieme a MySport, al Genova Nuoto, all'Ampi, al Folzer Nuoto, siamo diventati una grande realtà, perché possiamo contare su una sinergia che ci può far pensare anche a noi di raggiungere dei risultati. Però vorrei insistere su questa cosa: c'è un rapporto di fiducia che secondo me è nato anche dal fatto che amiamo lo sport, vogliamo fare delle grandi cose e questa cosa ci tiene insieme. Dal nuoto al tennis, ma anche al golf, perché in effetti il nostro Matteo Neto a Rapallo, al Circolo Golf e Tennis Rapallo, ha incontrato i vertici di questa straordinaria struttura in occasione del bellissimo evento legato al TPRA di tennis, ma anche con uno sguardo al futuro, perché a fine giugno, per festeggiare i 90 anni, il Circolo di Rapallo vivrà un grandissimo evento. Per
noi un anno estremamente importante, parliamo di 90 anni di storia del circolo golf e tennis Rapallo, e quindi sia nel golf che nel tennis cerchiamo di dare il massimo risalto al nostro impianto, di farlo conoscere alle persone che magari non l'hanno mai frequentato. E questa opportunità molto preziosa, parliamo di oltre 100 presenze nella nostra edizione, ci dà la possibilità di aprire i nostri campi, i 6 campi a disposizione, i 4 campi in terra battuta, a persone che non l'hanno mai frequentato, e in qualche modo di festeggiare questa ricorrenza così importante, cercando di dare un'immagine giovane di un campo che ha in realtà molte pagine in bianco e nero da tenere strette. Siete scesi in campo in forze, tutto a disposizione dalla clubhouse ai campi. È un circuito che invoglia anche i circoli a entrarci, non solo i giocatori? Assolutamente sì, siamo stati quasi curiosi di scoprirne il potenziale, devo dire, e fare complimenti all'organizzazione estremamente accurata con la quale abbiamo visto tutti i particolari già prima, ci siamo confrontati con grande professionalità, tutto sta andando per il meglio e devo dire che il clima della nostra regione ci aiuta anche molto, e questo è anche uno spot importante per la nostra città così ferita, ma che ha voglia di tirare fuori la bellezza eterna che sicuramente la contraddistingue. Questo 2019? Assolutamente sì, perché a metà luglio ci sarà un torneo di golf sponsorizzato da Domina Vacanze e contemporaneamente organizzeremo un Open che Domina Vacanze sponsorizza, mettendo in palio 4 viaggi validi per un anno per il Mar Rosso, quindi un'abbinata tennis golf che ci fa molto piacere, ci dà molta soddisfazione in un periodo nel quale gli sponsor come Domina Vacanze sono veramente preziosi. Lo sport dei giovani, lo sport che ci piace, una pagina bellissima l'hanno scritta a Riccò del Golfo, un piccolo ma assolutamente attivissimo comune dello Spezzino. Il sindaco Loris Figoli ha potuto finalmente gioire per un doppio evento in quella che è la casa dello sport, il nuovo palazzetto di Riccò, un miracolo grazie a tanta determinazione e volontà da parte di tutti coloro che citeremo nel prossimo servizio con Matteo Oneto. Bello festeggiare questo gioiellino, questo palazzetto con 2 eventi di basket e di volley, soltanto i primi di una lunghissima serie. Il palazzetto di Riccò del Golfo torna a brillare grazie a 2 importanti eventi di basket e volley. Nel rinato impianto Spezzino l'ospite d'onore è stato l'ex azzurro Giacomo Galanda, che in un incontro inserito nel progetto promozionale Easy Basket in classe ha fatto avvicinare alla palla spicchi i ragazzi e le ragazze dell'istituto comprensivo di Riccò del Golfo. Una giornata di pallacanestro dalle sfumature di eccellenza che rimarrà per sempre nella storia del palazzetto anche grazie alla pettorina e al pallone che Giacomo Galanda ha autografato al termine dell'incontro con i ragazzi e ha subito messo in bella vista nella bacheca della struttura. Il bis è stato servito domenica 31 marzo con la fase provinciale dei campionati regionali di volley under 14 alla presenza del presidente regionale della FIPAV Anna Del Vigo e del delegato federale per la Spezia Bocchia. Alla fine a festeggiare il titolo è stata Lunezia, vincente in finale sulla Mulattieri Creation. La pallavolo tornerà protagonista a Riccò del Golfo durante il mese di aprile con un momento dedicato alle scolaresche, proprio come successo con il basket. Dopo anni di abbandono il palazzetto dello sport è stato rimesso a nuovo ed è pronto a tornare ad essere un punto di riferimento per tutti i giovani sportivi dello Spezzino. L'incontro con Giacomo Galanda e la sfida per il titolo regionale Under 14 di volley hanno fatto da apripista per un futuro ricco di eventi. E chiudiamo con un impegno. Il Slalom Sport lo diciamo sempre, ma lo facciamo soprattutto, è un mondo di valori, è un mettere in rete e giocare di squadra per raggiungere dei fini importanti, e allora non potevamo non raccogliere una bellissima sfida. Francesco Calcagno è l'ideatore di Zena Netta. Che cos'è? Beh, ce lo spiega lui stesso. Zena Netta è un progetto di iniziativa civica rivolto agli abitanti di Genova, che non sono solo genovesi, e ha lo scopo di spiegare alla gente l'importanza di sporcare meno la città e pulirla di più. È un progetto abbastanza complicato perché la gente ha le sue abitudini, ma queste abitudini devono essere cambiate perché sennò la città non sarà mai una città pulita.
Beh, Zenanetta, basta la volontà e una paletta, deve essere un tormentone per tutti, perché la cosa deve entrare nella testa della gente. Allora abbiamo cercato dei testimonial, quindi delle persone conosciute a Genova, che possibilmente in maniera spiritosa ci richiamassero questo tormentone. Possiamo dirle veramente una campagna di cultura per dire a tutti, tutti insieme, ognuno con un piccolo gesto, potremo iniziare a sporcare un po' meno. Ma direi che più che una campagna deve essere una rivoluzione, perché è una cosa difficile da ottenere, però come tutte le rivoluzioni si cominciano con un gesto, no? Ricordiamoci Balilla che ha lanciato una pietra. A questo proposito comparirà presto sulla stampa e sui social un'immagine di un nuovo Balilla che lancia qualcosa di nuovo per incitare alla rivoluzione in questo senso. Non c'è solo la differenziata, ci sono tante cose. Semplicemente non buttare la cicca per terra, non buttare la cartaccia. Se uno ha il cane, attenzione ai bisognini del cane che inondano la nostra città. Primo programma pratico del progetto è quello della Zenanetta Week, che comincerà il 12 di maggio, dal 12 al 19 maggio, e sarà una settimana particolarmente dedicata alla sensibilizzazione delle persone. Anche noi di Stalino Sport, quindi, in campo con tanta volontà e una paletta per tutti insieme, ci auguriamo poter rendere Genova più bella, più pulita, sicuramente più vivibile ancora, e coinvolgeremo tante stelle, tanti campioni in questa bella iniziativa. Come sempre potrete rivivere questo appuntamento, così come tutte le puntate di Stalino Sport, sul sito ufficiale stellenosport.com e sul nostro canale YouTube. E per essere sempre aggiornati iscrivetevi con Telegram al nostro canale Stelle nello Sport. Buona settimana sportiva a tutti.